Bene, oggi finalmente esce il progetto del poncho. Allora, vi avevo promesso questo poncho fatto a pannelli e avrà una piccola particolarità questo poncho perché potrete estrarre le braccia in qualsiasi punto voi vogliate. Quindi non andremo a cucirlo, ma ad abbottonarlo. Quindi vi dico già che ci serviranno due pannelli lavorati a granny o a qualsiasi punto a voi piaccia. Io vi faccio vedere il modello. Io l'ho fatto col punto granny perché è un classico, però ognuno lo fa col punto che desidera. Io vi faccio vedere come si fa col punto granny. Ho fatto due pannelli a punto granny con il filato bene, oltre bene, è di lana grossa. Sapete che ci sono molti nomi per questo filato. Ora, questo non è nello specifico l'esatto colore, perché nel tempo ho perso il gomitolo originale, quindi vedete che questa è un'altra tonalità, è un po' più calda, mentre questo colore è un po' più vivaci, ma è comunque di lana grossa ed è il filato oltre, oppure bene, oppure c'è, ci sono vari nomi. Vi lascio tutti i link in descrizione, ovviamente Mercerie Italia Artisan. Sempre Mercerie Italia Artisan, abbiamo anche i triangoli, però fatti a tinta unita, scegliendo appunto un colore che stesse bene con questa parte sfumata. Ecco qui, come vedete, ho scelto una tinta unita che però stesse bene, legasse come colore al filato bene e oltre. Questo filato non ricordo il nome, l'ho preso sempre da Mercerie Italia Artisan, ma non ricordo il nome. Comunque, se volete utilizzare la mia stessa variante, quindi parte sfumata e parte tintonita, io vi consiglio lo Stardust perché ha una spessore molto simile, è un filato molto molto simile. Adesso io questo non ricordo proprio la marca perché ne avevo due gomitoli e ho praticamente perso i tagliandini, quindi non so dirvi che filato è nello specifico. Quindi ci serviranno due pannelli quadrati, ora vi darò anche tutte le misure, due pannelli rettangolari, ci servirà un gomitolo di bene oltre e un gomitolo o un gomitolo e mezzo di Stardust della Shipiz oppure un filato analogo. Adesso poi ci serviranno, vabbè, gli aghi per cucire, ci servirà un uncinetto numero 4 e mezzo, anche se lo spessore del filato è diverso, noi dobbiamo usare lo stesso uncinetto, altrimenti ci variano le misure, perché questo filato è leggermente più sottile dell'oltre, quindi ci serve usare lo stesso uncinetto comunque. Ci serviranno dei bottoni. Allora, i bottoni saranno a nostra scelta, dipende da a quanta distanza vogliamo mettere i bottoni. Potrebbero essere 8, potrebbero essere 12, adesso vedremo poi in corso d'opera quanti ne servono e avrete la misura esatta. Però comunque serviranno dei bottoni e poi finiremo il collo ovviamente con una rifinitura a maglia a costa. Ecco, se volete potrete anche fare una rifinitura, una bordura sotto. Io non la ritengo necessaria, infatti non la farò. Ora, procediamo insieme, prendo anche i bottoni, vi faccio vedere una spolveratina di quadrato granny e una spolveratina di triangolo granny, giusto per chi non li sa fare. Quindi, invece chi è esperta sa già benissimo come si fanno sia il triangolo che il quadrato granny. Vi consiglio di usare il triangolo granny originale, non la variante, perché altrimenti vi viene il bordo seghettato con la lavorazione a variante. Quindi vi consiglio il granny classico con l'aumento al centro. E null'altro, direi sigla e partiamo! Col mio uncinetto
uncinetto 4,5 e il mio filato di lana grossa, sceglierete voi se il bene, l'oltre o qualsiasi altro filato di lana grossa sfumato, vado a iniziare il mio lavoro. Allora, come voi sapete, io non amo molto l'anellino magico, quindi preferisco le 5 catenelle perché l'anellino magico tende a sciogliersi, le 5 catenelle sono un po' più sicure. Quindi vado a fare 5 catenelle. Ok? E mi chiudo nella prima. Quindi vado a chiudere in cerchio nella prima con una maglia bassissima e ho ottenuto il mio cerchietto. Non crediate, anche questo tirando la codina si stringe, quindi non è necessario per forza l'anellino magico per fare un lavoro fatto bene. Ora iniziamo il nostro quadrato granny. Allora, 2 catenelle per alzarci, filo sull'uncinetto e andiamo a fare 3 maglie alte all'interno del nostro cerchio. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, di nuovo 3 maglie alte all'interno del cerchio. 1, 2 e 3. Di nuovo catenelle di separazione, 2, di nuovo 3 maglie alte all'interno del cerchio, 1, 2 e 3. Siamo all'ultimo lato, ne dobbiamo avere 4, noi ne abbiamo già 3, vedete che si sta componendo il quadratino, quindi ci manca l'ultimo lato. 2 catenelle di separazione, altre 3 maglie alte all'interno del cerchio, 1, 2 e 3. Invece di chiudere con 2 catenelle, come al solito, per non far vedere la chiusura giro, che a me non piace assolutamente, ignoriamo le 2 catenelle e andiamo a fissarci con una maglia alta sulla prima maglia intera, quindi non le 2 catenelle ma la prima maglia disponibile. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella della prima maglia disponibile, carichiamo il filo e chiudiamo con una maglia alta, così che siamo già al centro del nostro angolo e non avremo giunture. Come vedete, se io tiro, l'angolo si stringe lo stesso, cioè il buchino si stringe lo stesso, anche se non è l'anellino magico, però ha una tenuta maggiore. Secondo me, io ho provato in tutti e due i modi, la tenuta maggiore ce l'abbiamo con le catenelle o con l'asola. Comunque, partiamo col secondo giro. Ricordate di girare sempre il lavoro ad ogni giro, quindi facciamo 2 catenelle, voltiamo il nostro quadratino, vedete che siamo sul rovescio perché abbiamo la codina davanti, facciamo 3 maglie alte all'interno del cerchio, dell'angolo sottostante, quindi quello che abbiamo appena chiuso. 2, 3. Una sola catenella di separazione per saltare le 3 maglie del lato, quindi negli angoli saranno 2 catenelle di separazione per saltare le 3 catenelle, le 3 maglie alte, scusatemi, ogni tanto mi confondo, le 3 maglie alte invece del lato si fa solo una catenella. Quindi entriamo nel prossimo lato e facciamo 3 maglie alte. Due catenelle, perché siamo nell'angolo, vedete? Siamo nell'angolo, questo è l'angolo sottostante, questo è l'angolo soprastante, quello che sto per creare. Altre 3 maglie alte, quindi nell'angolo la sequenza sarà sempre 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Sul lato ci sarà sempre la catenella per saltare le 3 maglie alte sottostanti. Quindi abbiamo fatto questo lato, vedete come è preciso. Ora facciamo una catenella per saltare le 3 maglie alte e andare nel prossimo angolo ripetendo le 3 maglie alte
2 catenelle, 3 maglie alte. Poi faremo di nuovo una catenella per saltare l'angolo e vi farò vedere come andiamo a chiudere. Si chiuderà nello stesso modo del primo giro, però ve lo faccio comunque vedere. Quindi proseguo col prossimo angolo da sola e poi vi faccio vedere appunto come chiudiamo. Sono arrivata alla conclusione del giro, come vedete sono all'ultimo angolo, quindi faccio la mia catenella, vediamo se l'ho già fatta. Sì, l'avevo già fatta. Allora, la mia catenella per saltare le 3 maglie alte sottostanti e le 3 maglie alte, vedete, io qua ho mezzo angolo perché ho soltanto 3 maglie alte, ma nell'angolo, come sapete, ce ne vanno 6 divise da 2 catenelle, quindi adesso io rientro nel primo angolo e faccio le 3 maglie alte mancanti, quindi una, due, scusate, mi sono infilata in un filo dove non dovevo, e 3. Fatte queste 3 maglie alte, sempre invece di chiudere con le 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare sulla prima maglia alta disponibile, quindi ignorando le 2 catenelle, e faccio la maglia alta, così che io sono di nuovo nell'angolo e non ho nessuna giuntura. Ora vi faccio vedere come si riparte e poi andrete avanti così fino ai centimetri che vi dirò, ma poi sta la vostra taglia, i centimetri sono relativi. Io vi dico per una taglia M che cosa ho fatto, quindi le misure, ma poi se voi ritenete andrete avanti nella lavorazione fino ad avere la larghezza che vi serve. Comunque partiamo con le 2 catenelle, voltiamo il lavoro e rifacciamo la metà angolo proprio sull'angolo sottostante. Perché metà? Perché, come avete appena visto, poi l'altra metà si farà in chiusura. Ora una catenella di separazione perché andiamo a saltare queste 3 maglie e ovviamente ci troviamo sul lato un buchino e là andiamo a fare 3 maglie alte. Una, due e 3. Sono negli angoli, sono 6. Sui lati sono sempre 3 maglie alte. Di nuovo andiamo a fare l'angolo, catenella di separazione, entriamo nell'angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e altre 3 maglie alte, sempre nello stesso foro sottostante, in questo caso è proprio l'angolo. Una sola catenella di separazione, saltiamo questo modulo sottostante, andiamo nel prossimo foro che, essendo un foro laterale, richiede solo 3 maglie alte, quindi sui lati sempre 3. Più andremo avanti più ci troveremo maglie laterali, perché stiamo facendo gli aumenti, quindi catenella di separazione, andiamo a fare un altro angolo, una, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte nello stesso foro sottostante perché stiamo facendo l'angolo. Questo lavoro va bene anche per le principianti, perché il punto granny veramente si presta molto bene per imparare a lavorare, in quanto è veramente il punto, penso, più semplice in assoluto. Una catenella di separazione, prossimo foro 3 maglie alte. Nel giro successivo i fori saranno sicuramente 2, adesso ve li faccio vedere subito. Catenella di separazione, ci infiliamo nell'angolo e facciamo 3 maglie alte, veramente molto semplice il granny, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte nello stesso foro, 1, 2, 3. Ora si procederà sempre nello stesso senso, però vi faccio vedere. Vedete che nel giro prima lateralmente avevamo soltanto un foro. Più andiamo avanti più i fori sui lati aumentano, perché questi sono aumenti, quindi gli angoli sono aumenti, quindi ci troveremo sempre più
buchi dove infilarci con le 3 maglie alte, e di separazione tra 3 maglie alte e 3 maglie alte è sempre una sola catenella. Solo nell'angolo sono richieste 2 catenelle. Quindi vedete come procede, ci stiamo allargando. Qua io chiuderò il giro, dopodiché mi alzerò con 2 catenelle, rivolterò il lavoro e ricomincerò da capo. Perché lo sto facendo? Voltando il lavoro. Allora, ci sono diverse correnti di pensiero. La mia corrente di pensiero è quella che se noi continuiamo a lavorare in circolare, le punte si stortano. Quindi io preferisco girare il lavoro ad ogni giro, ma particolarmente in questo caso dobbiamo voltare il lavoro, perché poi il pannello triangolare non sarà lavorato in circolare, quindi la lavorazione risulterà andata e ritorno. Per avere lo stesso tipo di lavorazione ci serve il giro di andata e ritorno anche nella piastrella quadrata, altrimenti si noterà parecchio la differenza di lavorazione e soprattutto cambierà misura, perché la maglia, quando la voltiamo, cresce un pochino meno di quando andiamo in tondo senza voltare. Questo a voi sembrerà assurdo, ma in realtà è così. Ho provato e lavorare in dritto e rovescio fa crescere il lavoro in modo diverso. Quindi, per avere lo stesso effetto sia sul triangolo sia sul quadrato, dobbiamo lavorare in giri di andata e ritorno, quindi voltare il lavoro ad ogni giro. Ora vi dico quanto misura il mio pannello quadrato e vi faccio vedere come si realizza il pannello triangolare. Il mio pannello quadrato, vi misuro solo un lato perché essendo un quadrato sono tutti uguali, misura 51 centimetri. E se volete vi dico anche quanti giri ho fatto, li contiamo insieme. I giri si contano in questo modo, contando quanti angoli abbiamo fatto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Quindi ho fatto 20 giri per raggiungere la misura, ve la ridico, di 51 centimetri. Quindi adesso il triangolo dovrà essere fatto della stessa misura, perché vedete, se io sovrappongo il lato del triangolo, il mio lato deve essere uguale. Infatti, vedete, prende la metà precisa. Io dovrei, ecco, stendere il lavoro bene, ma la metà precisa del nostro quadrato. Quindi dovrete fare lo stesso numero di giri, però facendo soltanto una metà e poi ovviamente l'altra metà. Quindi adesso vi faccio vedere velocemente come si fa il triangolo. Ripeto, io lo faccio vedere per le non esperte, le esperte sanno già come si fa il triangolo. Comunque vi faccio vedere come si fa il triangolo. Quindi sappiate che la misura del lato del triangolo sarà sempre di 51 centimetri e i giri saranno sempre 20, perché dobbiamo farlo uguale. L'importanza è l'uncinetto: anche se il filato è più sottile, usate lo stesso uncinetto, rimarrà una lavorazione più ariosa. Ma usate lo stesso uncinetto, altrimenti rischiate che, pur facendo gli stessi giri, vi venga più piccolo. Quindi dovete mantenere lo stesso uncinetto. Ora vi faccio vedere brevemente come si fa il triangolo Granny. Anche per il triangolo Granny io preferisco partire con le 5 catenelle, quindi faccio il mio cappietto iniziale che vale come prima catenella, dopodiché faccio 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, le chiudo in cerchio entrando nella prima con una maglia bassissima, in questo modo. Allora risulterà un po' più difficoltoso perché sto lavorando con un uncinetto grande ed un filato un po' più sottile, quindi mi scapperà un po' di più probabilmente la mano, ma non vi preoccupate perché è giusto che sia così. Quindi partiamo con 4 catenelle, una, 2, 3, 4 catenelle, perché una sarà la maglia, la prima maglia, e la quarta catenella sarà
il buchino che noi creiamo per fare l'aumento. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel nostro cerchietto appena costituito dalle 5 catenelle ed andiamo a fare subito l'angolo. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. E le facciamo subito, quindi 3 maglie alte. Due catenelle di separazione, perché sapete che nell'angolo sono sempre due, e 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una catenella di separazione, e siccome qua abbiamo fatto la catenella di separazione, facciamo una maglia alta, quindi non una doppia, ma una maglia alta. Così da chiudere esattamente come abbiamo aperto. Intanto tiro un attimo il filo, vedete? Abbiamo già l'angolo, ma con lo spazietto per fare l'aumento sia lateralmente che centralmente. Quindi adesso cosa facciamo? Ci alziamo con 4 maglie alte, partiamo sempre con 4 maglie alte perché le prime 3 catenelle, scusate, partiamo sempre con 4 catenelle perché le prime 3 catenelle sono la maglia alta, la simulazione della prima maglia alta, e la quarta catenella è lo spazietto dove successivamente nel prossimo giro ci sarà l'aumento. Quindi voltiamo il nostro lavoro, ecco perché voltare anche la piastrella quadrata. Filo sull'uncinetto, vedete che la catenellina che avevamo fatto dopo le 3 catenelle iniziali ci ha creato un buchino. Qui andiamo a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Una sola catenella di separazione perché dobbiamo saltare direttamente nell'angolo saltando le 3 maglie sottostanti e facciamo di nuovo l'angolo, quindi 3 maglie alte. Una, due e tre. Siamo nell'angolo, quindi 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso foro. Uno, due e tre. Una catenella per saltare il modulo da 3, come vedete c'è uno spazietto qui, era quello costituito dalle 3 catenelle più una proprio per avere lo spazietto. Quindi, fatta la catenella di separazione, entriamo proprio in questo spazietto e facciamo 3 maglie alte, una, due e 3. Attenzione perché dobbiamo fare la stessa cosa fatta dall'altra parte. Quindi una catenella e sempre nello stesso foro un'altra maglia alta. Di qua avevamo fatto 3 catenelle più una di separazione e le 3 maglie alte. Qui faremo le 3 maglie alte, la catenella di separazione e la maglia alta. Quindi avremo, ecco, vedete il nostro triangolo che sta crescendo. Vi faccio vedere ancora un giro, dopodiché sarà sempre la stessa ripetizione per 20 giri. Quindi di nuovo 4 catenelle, quindi una maglia alta più una di separazione. Ci giriamo nel forellino tra la prima maglia alta e il modulo da 3, andiamo a mettere 3 maglie alte. Una, due e 3 maglie alte. Una catenella di separazione perché dobbiamo andare nel, vedete, adesso abbiamo l'aumento, quindi abbiamo un foro anche lateralmente e quindi noi qui andiamo a fare le 3 maglie alte. Una, due, tre. Una catenella di separazione, siamo nell'angolo, quindi 3 maglie alte, due catenelle nell'angolo sempre 2 e altre 3 maglie alte nello stesso foro. Una, due,
due, tre, una catenella di separazione. Sul lato si fa solo 3 maglie alte, solo nell'angolo se ne fanno 6 separate dalle 2 catenelle, esattamente come per il quadrato. Quindi facciamo le 3 maglie alte, catenella di separazione. Qui abbiamo le 3 maglie alte e le prime catenelle, quindi entriamo nel foro creato, quindi carichiamo il filo, entriamo nel foro creato dalla separazione della maglia alta singola e le 3 maglie alte, entriamo e facciamo 3 maglie alte e poi dobbiamo fare quello che sarà la predisposizione per il prossimo aumento, quindi la catenella e nello stesso foro un'altra maglia alta. Quindi la lavorazione sarà sempre la stessa. Ora ve la ripeto per le principianti. Quindi si parte con 3 catenelle, una di separazione, nello stesso foro si fanno le 3 maglie alte, catenella di separazione, 3 maglie alte, catenella di separazione, l'angolo si farà sempre nello stesso modo, 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte, dopodiché si ricomincia, catenella di separazione per saltare le maglie sottostanti, nel prossimo foro 3 maglie alte, catenella di separazione per saltare le maglie sottostanti, poi prossimo foro 3 maglie alte, siccome è l'ultimo, catenella di separazione e una maglia alta, perché vedete ci creiamo qua il forellino dove fare l'aumento laterale, perché per crescere il triangolo deve avere sia gli aumenti laterali che gli aumenti centrali. È come se nel quadrato facciamo il metà angolo, metà angolo di qua e metà angolo di là. Quindi è lo stesso procedimento, non cambia nulla. Quindi una volta realizzati i nostri 20 giri di, per me, per una taglia M, 20 giri anche per il triangolo, quindi i giri dovranno essere gli stessi, proprio per avere la stessa misura. Ricordatevi, l'importanza è l'uncinetto, anche se cambiate filato, mi raccomando, l'uncinetto sia lo stesso, in modo che abbiamo la stessa misura. Se non avete la stessa misura, piuttosto tirate un attimino, perché si tratterà proprio di elasticità del lavoro. Non fate giri in più, altrimenti poi non vi ritroverete coi fori per quella che sarà l'unione dei vari pannelli. Quindi adesso andiamo ad unirli. Eccoci arrivati all'unione. Io ho deciso di non cucire, ma di usare direttamente i bottoni. Quindi che cosa farò? In pratica io vado a prendere i miei bottoni, vedete qua io ne ho tantissimi, scelgo quello che voglio. Io ho preso parecchie confezioni di questi perché ce n'erano soltanto 6 per, 6 per modello. Quindi ne ho prese 4 confezioni e scelgo quello che mi piace di più. Ora andrò con un ago da materassaio. Perché quello da materassaio? Perché ha la cruna grossa ma è sottile. Però ha la cruna grossa per contenere il filo di lana, ma in ogni caso non è tanto grossa da non passare all'interno del foro del nostro bottone. Dovete scegliere un ago che entri bene nel foro del bottone. Non fate l'errore di usare il filo da cucito, mai, perché il filo da cucito taglia la lana, quindi mi raccomando. Allora, state sul dritto del lavoro, il dritto del lavoro lo vedete dal centro, questo è il dritto, quindi state sul dritto del lavoro. Ed ora andremo a cucire i bottoni. Allora, vediamo, io ne metterò uno qui, uno qui, uno qui. Vediamo se ci sto tutta. Uno qui e uno in fondo. Quindi userò esattamente 4 bottoni per questo lato. Dovrò usare 4 bottoni per un lato, 4 bottoni per l'altro lato e 4 bottoni sui due lati del quadrato, quindi in totale saranno 4, 8, 12, 16 bottoni io decido di mettere, poi ognuno decide di mettere i bottoni che vuole. Io ne metterò
4 per lato. Quindi vado a cucire i miei bottoni. In questo caso io non ritengo di dovervi far vedere come si cuce un bottone, però almeno il primo lo possiamo anche mettere insieme. Quindi vado a infilare il mio filato nella cruna del lago, sempre cosa molto difficile, ma facciamo così ed entriamoci così, ecco, vedete, siamo entrati. Taglio il mio filo un pochino perché non voglio un filo super lungo e lo lascio già doppio. Io lo lascio sempre doppio il filo perché ho sempre paura che mi si sfili e poi lo uso per fissare. Adesso vi faccio vedere come. Allora vado a fare un doppio nodo, quindi infilo due volte, vedete, nel cappietto il filo, quindi faccio un doppio nodo, taglio vicino, ora vedrete che non si apre. A parte che è un bottone, se si stacca potete riattaccarlo in qualsiasi momento, ma non si stacca. Vado a tirare il mio filo e in questo caso, allora sposto gli altri bottoni, se no mi scivolano, vado ad attaccare il mio primo bottone. Il mio primo bottone lo vado ad attaccare, guardate bene, in prossimità del foro, quindi sul secondo giro sotto, quindi lo attacco qua, deve rimanere questo pezzettino perché è quello che poi ci fa unire il davanti dal dietro. Quindi infilo il primo, faccio la prima passata, faccio la seconda. La prima la lascio morbida perché cosa faccio? Per bloccare il filo mi infilo, vedete qua, nell'asolina del primo, tiro e ho bloccato, ho fermato il mio filato. Quindi rientro due o tre volte, dipende da quante volte ci passa il filo, perché la lana è spessa e quindi prima o poi i fori del bottone non saranno più, diciamo, abbastanza grandi per entrare con la cruna. Vedete, già io adesso faccio fatica, quindi io faccio tre giri, ma in realtà col filo doppio è come se fossero sei. Quindi faccio i miei giri, volto sul retro e vado a fermare il mio filato passando due o tre volte, ecco qua, passo due o tre volte all'interno della lavorazione, blocco il filo e lo posso tagliare. Vedete, sono entrata così due o tre volte, non faccio un nodo, non è necessario, tanto passando due o tre volte è come quando andiamo a chiudere la lavorazione normalmente. Quindi taglio il mio filo e abbiamo attaccato il primo bottone. Ricordate, deve rimanere sempre un buchino, quindi attaccate sempre sul gruppo da 3 sottostante, anche perché poi questo ci serve per rifinire, cioè la punta ci serve per rifinire il nostro collo. Quindi vado ad attaccare tutti i miei bottoni come stabilito, sia da un lato che dall'altro, quindi anche da questo, stesso numero di bottoni, stesso principio, quindi sul secondo giro. Lo faccio anche sull'altro pannello, quindi attaccherò 4 bottoni anche sull'altro pannello, in realtà 8 perché sono 4 per lato. Dopodiché vi faccio vedere come si procede, il nostro poncio sarà praticamente finito. Eccoci qui, abbiamo cucito tutti i nostri bottoni. Mi raccomando, cuciteli tutti nella stessa posizione, tipo io li ho distribuiti così. Allora, ho saltato quindi il primo forellino e ho attaccato il primo bottone, poi ho lasciato 4 gruppi liberi e sul quinto ho attaccato il bottone, altri 4 gruppi liberi, sul quinto ho attaccato il bottone, l'ultimo ho lasciato 1, 2, 3, 4, 5 gruppi liberi, sul sesto ho attaccato il bottone. Come vedete, questa parte rimane morbida, sarà la parte bassa. Perché siano tutti uguali, dovete fare questa cosa: per cucire gli altri bottoni vi dovete mettere così e contare che siano uguali, perché dovremo avere sempre sotto lo spacchetto, quindi dovranno essere cuciti. Vedete, se noi li sovrapponiamo i bottoni sono tutti alla stessa distanza, ok? Stessa cosa
lo fate con l'altro pannello, devono essere attaccati tutti nella stessa posizione. Sembra una cosa difficile, ma in realtà è semplicissimo. Ora che noi abbiamo attaccato i nostri bottoni, possiamo attaccare i nostri pannelli. Quindi giriamo in questo modo il lavoro, prendiamo il pannello triangolare, lo giriamo sul dritto, il dritto lo vedete, io i fili li nasconderò tutti dopo, il dritto lo vedete perché il dritto e il rovescio voi lo riconoscete, sul dritto andiamo ad attaccare il nostro pannello in questo modo, quindi la punta dovrà essere verso l'alto e dovremo infilare in pratica il nostro bottone nel secondo foro in questo modo, in modo da avere la punta che sovrappone, ok? Quindi andiamo sul prossimo bottone, contiamo 1 2 3 4, questo è il quinto, vediamo se ci corrispondono i bottoni, quindi lo attacchiamo di nuovo, andiamo più giù e lo attacchiamo, non nel primo ma nel secondo, mi raccomando, così coincidono. E facciamo così anche con l'ultimo, vedete? Deve coincidere la punta. Perché non ve li ho fatti cucire? Ve lo spiego subito perché non ve li ho fatti cucire. Non ve li ho fatti cucire perché se voi vorrete potrete lasciare qualche bottone slacciato e far uscire le braccia dai fori dei bottoni, quindi potrete decidere voi come indossarlo, se chiuso a poncio o se a mantellina. Quindi ora questo è attaccato, dobbiamo attaccare all'altro pannello, quindi prendiamo sempre lo stesso con la punta verso l'alto, vediamo se sto attaccando giusto perché devo essere sicura, sì, in questo modo andiamo ad attaccare l'altro pannello, quindi però da questo lato, così, quindi attacchiamo il bottone qui, due risulteranno vicini, attacchiamo questo qui, scusate mi alzo perché mi rendo conto che l'inquadratura così risulta un po' difficile, quindi attacchiamo il bottone e attacchiamo l'ultimo bottone, mi raccomando attaccateli bene in modo che finisca, ecco, alla stessa altezza, sempre sotto il secondo giro, e quindi abbiamo attaccato la prima metà del nostro poncio. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa dall'altra parte, vedete, vi risulta così, poi il poncio vi risulta attaccato in questo modo. Quindi adesso da questo lato dobbiamo fare la stessa cosa, quindi questi saranno, scusate, così, questi saranno i nostri bottoni, questo sarà il nostro triangolo, dopo quando lo vedrete composto tutto capirete esattamente che cosa abbiamo fatto, perché quindi andiamo ad attaccare i bottoni, vedete questi due risulteranno vicini, questo andiamo giù e lo attacchiamo, controlliamo bene che la punta coincida, quindi andiamo ad attaccarli anche in base alla coincidenza della punta, vedete questo e questo. Da questo lato stessa cosa, dall'altro lato prendiamo i bottoni, vediamo se riesco a mettermi in una posizione dove voi vedete meglio perché si fa un po' fatica. Allora tiriamo bene la punta, tiriamo bene il lavoro in questo modo, quindi andiamo ad attaccare la prima qui, la seconda qui e la terza, non so se ci stiamo dentro l'inquadratura, vedete, non fate altro che attaccarla guardando bene, scusate, ce n'è saltato uno, sono saltati due bottoni, cioè nel senso che si sono staccati, ecco qua, e quindi li abbiamo attaccati tutti. A questo punto dovreste avere questo, il poncio, scusate il bordello che c'è in giro ma devo farvelo vedere tutto, sarà così. Adesso noi andremo a fare la rifinitura al collo in modo che comunque non si stacchi più nulla.
La cosa bella è che se voi decidete di metterlo in questo senso o nell'altro senso, potete comunque tirar fuori le braccia dal davanti. Adesso comunque vi tornerà tutto più chiaro. Andiamo a fare la rifinitura del collo. Per la rifinitura del collo niente di più semplice. Allora, guardate, gli angoli, abbiamo l'angolo del triangolo, l'angolo del primo quadrato e l'angolo del secondo quadrato. Li andiamo a sovrapporre in questo modo, così non si potranno più staccare. Entriamo, io ho già fatto il cappietto, usciamo con una maglia, facciamo la maglia bassa e ci alziamo con un'altra catenella. Dopodiché all'interno, sempre di queste tre asole sovrapposte, facciamo una maglia alta. Ok, ora andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia sottostante, quindi una, due, tre. Io salto il foro e vado direttamente alla maglia successiva, cioè il foro non lo conto, quindi verranno delle maglie in meno, ma ci servono per stringere un pochino il collo. Quindi lavoro solo sulle maglie e non sui fori, ok? Quindi questo è il foro, lo salto, passo direttamente sulla maglia successiva. Faccio così fino ad arrivare all'altro lato, dove faremo insieme comunque sempre la giuntura, perché vedete, se noi lo uniamo, anche se si slacciano i bottoni, rimane attaccato tutto il resto. Quindi io proseguo con questo giro e ci rivediamo per l'unione, ecco, di questo angolo. Sono arrivata all'altro angolo, quindi stessa cosa, filo sull'uncinetto, entro nel primo, tiro dentro il secondo, tiro dentro il terzo angolo, quindi li sovrappongo. Vedete che io ho tutti gli angoli terminali sullo stesso uncinetto, e quindi faccio la mia maglia alta. Dopodiché proseguo lavorando comunque maglia su maglia tutte le maglie fino alla chiusura dall'altro lato. Mi raccomando, lavorate solo sulle maglie saltando gli spazi. Quindi vedete, ho lavorato sulla maglia, lo spazio lo salto, io passo alla prossima maglia, così avremo già comunque delle diminuzioni. Proseguo il giro e poi vi faccio vedere il giro a rilievo, perché lo andremo a chiudere con la costa 1-1. Una volta arrivati alla prima maglia dell'inizio giro, la prendiamo nel mezzo, proprio in questo modo, e chiudiamo con una maglia bassissima. Quindi abbiamo chiuso il nostro giro. Ora inizieremo a lavorare a costa 1-1. Quindi saliamo con 2 catenelle, e io parto sempre con 2 quando faccio la costa 1-1. Filo sull'uncinetto, questa la prendiamo come rovescio, quindi la prima la prendiamo davanti, quindi a rilievo davanti. La seconda a rilievo dietro, come vedete sono passata dietro alla maglia. Di nuovo a rilievo davanti, quindi passo tra una maglia e l'altra e faccio in modo che sia sul davanti dell'uncinetto la maglia, estraggo e finisco la maglia alta. E di nuovo da dietro, quindi da dietro, vedete, la maglia rimane sul retro dell'uncinetto, tiro fuori e faccio la maglia. Quindi andrò avanti così in circolare fino a chiusura giro. Penso che farò penso un 2, 3, 4 giri. Adesso vediamo man mano che andiamo avanti come è più bello esteticamente. Comunque la lavorazione è questa: costa 1-1, uno avanti e uno dietro. Calcolate che già avremo molte diminuzioni perché abbiamo saltato la catenella, quindi il collo restringerà un pochino. Poi la costa già di suo tende a stringere, quindi
pian piano andrà un po' stringendo il collo. Non stringerà tantissimo, ma in ogni caso stringerà. Allora, in questo primo giro non si vede tanto bene la costa, lo vedremo nei prossimi giri. Se volete, potete diminuire anche l'uncinetto. Quindi abbiamo usato il 4,5, potete usare un uncinetto numero 4. Io penso che andrò avanti col 4,5, adesso vediamo. Però se volete potete anche cambiare uncinetto, così il collo stringe ulteriormente. Magari io lo farei nel prossimo giro, il cambio uncinetto, quindi non nei primi due, quindi quello di preparazione a maglia alta e neanche nel giro di preparazione alla costa. Quindi il primo giro di costa, ma lo farei, ecco, nel terzo giro cambierei l'uncinetto. Adesso vediamo se lo cambio anch'io oppure mi piace come viene con questo uncinetto. Ecco, vado avanti, come vedete è molto semplice, la costa 1-1 già la conoscete. E quindi vado avanti per tutta la circonferenza, poi chiuderò il giro con maglia bassissima, sempre come ho fatto adesso, prendendo direttamente la maglia e non la catenella, ma proprio la maglia. Prendo la maglia e chiudo e la tratterò sempre come se fosse una maglia a rovescio, quindi come se fosse una costa retro. Quindi questa la lavorerò come costa retro e mi ritroverò poi con la costa avanti e lavoreremo costa su costa così come si presenta. Comunque finisco il giro e lo facciamo insieme. Fatta anche l'ultima maglia di questo giro, io opto per cambiare uncinetto, quindi passo dal 4,5 al numero 4. Eccolo qua. Quindi infilo l'uncinetto, la chiusura la facciamo sempre avvolgendo la maglia, quindi non entrando nella catenella, ma entrando proprio prendendo la maglia e facendo la maglia bassissima. Ora mi alzo con le due catenelle e vado a lavorare il lavoro così come si presenta, quindi la costa avanti la lavoro in costa avanti, la costa di, scusate, il rilievo dietro come rilievo dietro, rilievo davanti come rilievo davanti, rilievo dietro come rilievo dietro. Farò in questo modo per facciamo un 4 giri, 5, di modo da avere il collo, poi vabbè, quando ci soddisfa ci fermiamo, in modo da avere un po' di collo. Ecco, quindi io vado avanti a fare quello che sto facendo e lo farete anche voi. Se vorrete ulteriormente cambiare l'uncinetto e il filo ve lo permette, potete farlo tranquillamente, quindi più volete che stringa il collo, più potete ridurre l'uncinetto, anche perché questo poncio non avrà un collo strettissimo, avrà un collo che appoggia sulle spalle, diciamo, non avrà proprio una scollatura a collo alto, quindi decidete voi poi quanto volete fare stringere. Io proseguo, ci vediamo alla fine della lavorazione con il nostro poncio clochard finito. Ed ecco qua il poncio finito. Io sto cercando di farvelo stare tutto in camera, ma assolutamente non si vede. Comunque guardate, questa è la parte con i bottoni e il, diciamo, il triangolo davanti. Io lo porterò sicuramente invece messo così perché mi piace tantissimo. Se quindi qua escono le maniche, ma se volete far uscire le maniche non da qui sotto, ma vi dà fastidio, quindi volete farle uscire lateralmente, potete anche sbottonare quanto volete i bottoni laterali, così da avere lo spazio per tirare fuori le vostre maniche. Se volete potete dare un giro di rifinitura sotto qui, praticamente fate come fatto per la parte alta, sovrapponete i due spigolini e fate qualche giro per fermare. Io non lo fermo perché a me piace proprio che rimanga così molto svolazzante. Dopo i 5 o 6 giri di maglia in costa,
Vedete, siccome rimaneva molto ampio, io ho messo una culisse, quindi ho fatto una semplice catenella che poi ho lavorato a maglia bassissima. Quindi voi con questa culisse potreste anche decidere di, ecco qua, stringere il collo quanto volete e quindi averlo un po' più stretto. A me piace sinceramente a spalla e devo dire che questo progetto mi piace particolarmente. È anche molto sfizioso il fatto che ci sia un po' di sfumato, un po' di tinta unita, che ci siano i bottoni, quindi le aperture, che sia molto semplice da realizzare. Insomma, è molto sfizioso questo progetto. Io vi do appuntamento al prossimo tutorial. Spero che questo vi sia piaciuto. Vi mando tanti tanti baci, vi ringrazio sempre per l'affetto che mi dimostrate anche quando non faccio video, perché mi arrivano tantissimi messaggi sia in privato che nel gruppo. Mi arrivano tantissimi messaggi di come stai, dove mi chiedete appunto come sto, se faccio qualche diretta anche senza l'uncinetto. Insomma, siete sempre molto 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 carine. Le mie lucine. Lucine inteso come femminile e maschile, perché sapete che le mie lucine sono sia uomini che donne. Le mie lucine sono sempre molto presenti nella mia vita, vi voglio tanto bene. Un bacio grande, ciao da Luci, al prossimo video tutorial. Ciao, a presto!